Buonasera, sono Casentini Daniele. Ho chiamato il Priolo Notizie per raccontare tutto ciò che è successo questa mattina ed è tutto il contrario di quello che stanno raccontando fuori. Come tutte le mattine, esco per andare a fare colazione al bar vicino al comune e incontro sempre il signor Biemonte con il cellulare che si gira, si volta verso di me e fa sempre sorrisini ironici. Ora, non so se lo fa per problemi miei fisici, non lo so se lo fa perché gli faccio antipatia, non so il perché, a tutto c'è un limite. Questa mattina ho chiesto semplicemente il perché continuava a ridere ogni volta che mi vedeva. Riavendomi risposto lui con arroganza, il mio primo pensiero è stato affrontarlo. Essendo invalido, non potendolo fare, ho lanciato semplicemente la stampella contro di lui. Dopodiché lui mi ha minacciato che chiamava la polizia e che mi avrebbe fatto arrestare. Io problemi non ne ho avuti. Ho continuato e ho incontrato il signor Scarinci, che al comune né lui né il sindaco si sono mai permessi di ricevermi, mai, e dico mai, e volevo approfittare per parlare con lui, per parlare di un piccolo problema mio personale. Lui dal bar non è voluto mai uscire. E sono entrato a chiamarlo io, con la gentilezza, e si può chiedere pure alle ragazze del bar se cortesemente usciva perché avevo bisogno di parlargli di un problema mio personale. Lui si è rifiutato e io ho ribadito che lo aspettavo fuori fino a quando non usciva, ma non per minacciarlo, per problemi miei personali. Io dal 25 novembre sono stato colpito da un ictus, tutto il lato destro paralizzato, nessuno mi prende a lavorare. E in un errore della cartella clinica della Villa Mauritius, che io lì sono stato seguito solo ed esclusivamente dal dottore greco neurologo, risulta un foglio dove dice, di una psichiatra, dove dice che io sono un tipo schizofrenico, pericoloso, che non posso stare da solo, che mia moglie non mi deve lasciare la bambina da solo. Cosa che non è assolutamente vero, potete chiederlo a tutto Priolo. Io ero andato a vedere al comune il perché. Loro non riescono ad aiutarmi, visto che sfratto di casa, luce non pagate. Mia moglie ora da pochissimo ha iniziato a lavorare all'ARD e avevo sempre chiesto bisogno d'aiuto. E come mai, dico come mai, nel servizio civico a me non l'hanno fatto fare perché questa è una cosa nuova che ci vuole il foglio di idoneità lavorativa quando stamattina. Quando si è convinto Scarinci a ricevermi, ha negato tutto, dice che non c'è bisogno di questo foglio di idoneità. Hanno fatto fare questa benedetta domanda a mia moglie, che risulta 161esima. E se noi andiamo a guardare, qua ci metto la mia faccia, la mia parola, ci metto tutto, se noi andiamo a guardare la graduatoria, ci sono persone prima di mia moglie che vivono con genitori che lavorano o hanno la pensione e casa di proprietà, che sono molto prima di mia moglie, e mia moglie con un invalido a casa, uno sfratto, luce da pagare e una bambina da mantenere, è 161esima. Io non sono andato lì per il problema del sussidio o del servizio civico, come dicono loro. Io sono andato là dopo la riunione che ha fatto l'altro giorno il sindaco, che il problema suo è risolvere gli 8 disoccupati della 6-8 e tutti gli altri priolesi che fa? Continuano a morire di fame? Perché non sono parenti o amici di Scarinci, della 68, e io stamattina davanti ai vigili urbani, davanti alla polizia, gliel'ho detto. Loro si sono mangiati i nostri soldi e loro hanno assunto persone che vogliono loro, amici e parenti. Tutti questi ragazzi che stanno lavorando a mare, quale concorso hanno fatto? Quale domandina hanno fatto? Questi che sono a San Fogà, quale domandina hanno fatto? Si può mai sapere? Non si può sapere. Perché sono amici, però io che faccio il servizio civico vanno a cercare il pelo nell'uovo, vogliono il certificato di idoneità al lavoro, vogliono l'ISEE che non deve superare un tot, vogliono il nucleo familiare. Questa è tutta una presa in giro che il cittadino priolese ancora non ha capito. E ripeto, io non ho aggredito nessuno, non ho minacciato nessuno, io cerco solo i miei diritti e continuerò così fino a quando non li avrò. Perché è più di un anno che chiedo di parlare con Scarinci e con il sindaco e non mi hanno mai ricevuto. E un'altra cosa, stamattina la signora Flora mi ha negato,
mi ha negato, che c'avevo anche il testimone, che mi dovevano togliere la bambina e darla all'assistente sociale visto le mie condizioni. Quando me l'ha negato, se non era per il poliziotto che mi teneva, io l'appiccicavo a muro, perché me l'ha negato. Perché lei era pronta, dice, ad aiutarmi. E lo giuro su mia figlia che non deve arrivare a questa sera. Lei mi ha detto semplicemente: la togliamo e la diamo in una casa famiglia a mia figlia. Il primo che si avvicina qui a togliere a mia figlia, faccio saltare tutta la casa in aria. Mia figlia non si tocca. E poi, se c'è questo Beniamino Scaringi e questo Biemonte che vogliono ribadire, sanno dove abito, sanno dove sono. Ci possiamo vedere se non hanno paura, perché stamattina avevano solamente paura di un cittadino che chiedeva i suoi diritti, parlare per chiedere, per risolvere un problema. Loro hanno paura, hanno il carbone bagnato, io non ci posso fare niente. Se vogliono chiarire con me, sanno dove trovarmi tutte le mattine. Grazie.